Bene, allora, ieri ho avuto la grande notizia che finalmente, cioè Giorgio Bellemo di Ascolt ci ha mandato un audio proprio esuberante, contento di questa novità che Isola Verde finalmente ha la bandiera blu. Allora siamo venuti qua a Isola Verde, siamo venuti a, dall'amica Elena Segato. Per anzianità. No, ma insomma, basta solo vedere l'impronta di questi locali, poi tu sei stata... Rappresento l'Isola Verde per anzianità. E poi sei quella, stata dai. Anche, no, io non direi solo per anzianità, direi anche per qualcos'altro. Per capacità, per presenza, per spinta, per... Poi tra l'altro sei stata anche assessore per un certo periodo di tempo, che ti sei prestata per dare un aiuto, non per altre motivazioni, e quindi diciamo... Sai bene la storia. Quindi... Certo, sì, all'epoca ho seguito tutto l'iter della bandiera blu. Allora, di qualcosa su questa bandiera blu? Beh, indubbiamente ci associamo al nostro caro amico Giorgio per, con l'entusiasmo e l'esuberanza anche di dare questa notizia che finalmente anche Isola Verde ha la bandiera blu, perché certo, sottomarina è importante, però noi tifiamo per Isola Verde, ci siamo tanto impegnati e investito, perché i miei colleghi del settore balneare ci hanno veramente tanto lavorato anche per questo, non solo per dare un'accoglienza, quindi dei servizi frivoli si può dire, no? Quindi per star bene, per vivere bene la giornata al mare, però anche per dare dei servizi importanti, e che sono tutti quei criteri, no? I fantastici 32 criteri che passano al vaglio di svariati enti istituzionali per avere poi la spilletta della bandiera blu. Quindi siamo assolutamente felici e finalmente ce l'abbiamo fatta, e quindi bravi ai nostri operatori che anche con questa spada di Damocle sulla testa che è la Bolkestein ce l'hanno fatta, ci hanno creduto, stanno ancora investendo tanto per l'Isola Verde, per chi viene a Isola Verde e per il territorio. Mi permetto anche io di aggiungere, allora, voi sapete che sono sempre intervenuto a favore degli operatori balneari, certo, ma non per un discorso di simpatia o perché la gente ancora, tanti non si rendono conto che la presenza degli operatori consente, oltre al fatto anche economico, del diminuire i costi dell'asporto rifiuti, perché l'asporto rifiuti non è calcolato in base a quanto ognuno, è calcolato gravando soprattutto sulle aziende per cercare di diminuire il costo delle famiglie. Questo è stato fatto ancora alla sua introduzione. È vero. Quindi chi parla di spiagge libere non sa quello che dice, perché se non ci fossero gli operatori praticamente pagheremmo molto di più di tasse mezzo. Certo. Senza contare che ci sono altri aspetti, è il discorso economico, che se uno ha delle certezze non è per... È giusto che ci sia la Bolkestein, è giusto, certo, che ci siano le concessioni, che ci sia... Nessuno lo mette in dubbio, i primi sono anche gli operatori a dire questo. Però almeno avere una certezza che l'investimento che viene fatto venga al netto degli ammortamenti e venga riconosciuto. Perché altrimenti nessuno investe. Certo. E se non si investe, scatta al contrario il meccanismo economico. E posso un'ultima cosa? Certo. Dobbiamo dare anche merito ai nostri operatori che salvaguardano anche il nostro territorio. Perché per mantenere le loro strutture hanno salvato le dune di Isola Verde e anche le strutture, perché se non ci fossero stati i chioschi, che si dica, il mare sarebbe qui dove siamo noi. Sicuramente sì, perché hanno fatto tanta pressione su sta cosa. Ricordiamo che dalla linea delle dune a Calino ci sono 2 metri, esatto, di dislivello. Quindi se cede quella parte là, ovviamente la regione ci ha messo i soldi, certo, assolutamente, ma avendo uno che tira sempre per la giacchetta, e loro ci hanno hai lavorato fatto bene tanto a ricordarlo, quindi, è giusto, bravi, bene, grazie, grazie a te, buona giornata, grazie. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.